di... Bisogna abbassare le mense. Sì, ma... l'avevi detto giusto. No, le mense, ho detto. Ah, le mense, eh? No, allora, ho capito. Scusa, bene. Ok, stop, vai. Che la... Sì, 9, 6, A, quarta. Questa la tira Calosci, la 3 l'ho tirata io, la 1 e la 2 l'ha tirata Riccardino. Quale andrà? Questa, ciao. Dolce o niente? Dolce niente, Piontino. No. San Adriano non ha fatto il tiramisù e gli è venuta un'altra voglia. Stessa no. Andiamo a sono un anticipo. Stop. No, devi dire anche più da candisì. Che caldo! Ma 48 sta qui. 48 sono anche milioni gli ha lasciati il nonno. Anche il frigorifero, quello a casa mia. Me l'ha regalato lei, per il mio onomastico. Avere la patente? No, non avevo, scusate. Mi chiedo scusa. Voglio dire, paperissima, ti salutiamo. No, salutiamo Ricci, salutiamo Striscia la Notizia. Questa, con questa ci facciamo... Scusate. A 50 anni hai tirato i rimi in barca. Prima suonavi la chitarra, ora nella chitarra ci cresce il basilico. Ti sei iscritto a una scuola di scacchi e ci sei andato 5 volte. Allora, amore, se proprio... Ferrotto? Zuzzo? A 50 anni hai tirato rimi in barca. Oddio, oddio. Prima suonavi la chitarra, ora nella chitarra ci cresce il basilico. Madonna buona! Si sono proprio incollati. Sì, sì. Se quella fiamma non è spenta... Potrebbe essere accesa. Potrebbe essere accesa, vedi, l'ha detto anche Ralph Malfa. Potrebbe essere accesa. Io quello penso questo. Che potrebbe veramente riaccendersi tutto. Ed è meraviglioso, ed è meravigliosa. Che cazzo ridi? Non lo sto ridendo. No, scusa. No, non sto ridendo. Vai, riprendiamola da lì. Silenzio. Silenzio, e vi dico che non proverebbe a realizzare, signore. Ecco, e che qualora non spenta, non stop, scusa, aspetta, e allora io mi piglio anche il bacio accademico. Oh, che c'è? Ah, scusa. Fiorellino, ce la facciamo una passata? Scusate. Ma e che vive con te? No, non vive con me. È stato quel cretino del giudice che si è sbagliato quando ha fatto la sentenza. Affidata a weekend alterni, oltre che la vecchia, anche i gemelli. Per cui un weekend sta con lei, un weekend sta con me. Vado, riparto. Di seguito vuoi stoppare? No, la faccio di... butto via questi... Fanculo. Stoppa. Ma ammazza di compagnia una così, parecchio di compagnia. Ma scusami, fammi capire, vive con te? No, non vive con me. È stato quel deficiente del giudice a sbagliare la sentenza. Cioè, affidata a weekend alterni, oltre che gemelli, anche la vecchia. Per cui un weekend sta con lui, un weekend sta con me. Quando lui sta con gemelli, io sto con lei. Quando lui mi riporta i gemelli, io porca di quella troia. Aspetta. Vuoi che dia stop o andiamo avanti? Dammi stop. Stop. Perché no. Scusa. Le reciterà e online le rimanderà. E online noi gli daremo una risposta. Che c'è? Non le piace? Fammi fare U. Fai un'altra al volo. Silenzio e fermi, ragazzi. Silenzio. Non sei cascata dall'albero? A 12 anni sì, di testa. Oggi invece stavo parlando di te con papà e volevo dimostrargli che tutto sommato mi vuoi bene. Ad essere sincera, lo volevo dimostrare anche a me. Grazie. Ora puoi tornare al lavoro? Cioè, mi hai fatto venire qui tutto di corsa? Stop. Che è successo? Oh, alle mortaci! Chi si è affacciato? No. Che? Che c'è? Com'era? Ciao.
C'è la mia ex moglie con la mia figliola, il fidanzatino Riccardino. Sai chi è questo Riccardino? L'hai letto in cronaca locale di quella che ha mandato una foto nella chat della chiesa con le poppone di fuori? Questa qui, lei è la moglie. La mamma, non la moglie. Ma che cazzo ti riprendi te? Ma riprendi la tua mamma, cretino. Sa com'è contento dopo Don Giuliano? Ma babbo! Fioretta, sei proprio un uomo, sei. Meglio di così, m'ha preso. Ma davvero, io penso.